Dottor Acerno, da un lato lo sviluppo industriale, dall'altro la fame, la sete anzi, di voli civili, a che punto siamo? In che senso, a che punto siamo? E gli sforzi che andrebbero fatti per il territorio di Taranto per far sì che il Grottaglie possa vedere finalmente i voli civili? Innanzitutto è una testimonianza questa dello sforzo che si fa per questo territorio, come lei e tutti gli altri hanno potuto sentire. In secondo ordine, per quanto riguarda i voli civili, continuo a sottolineare che noi abbiamo un sistema di incentivazione per l'attivazione del traffico aereo su tutti e quattro gli aeroporti, accessibile, verificabile anche online. L'aeroporto è completamente funzionante, quindi interloquiamo... Virtualmente sembra funzionare. Ma una cosa funziona quando se tu premi funziona e va tutto a posto, qui funziona così, se uno preme il tasto dell'aeroporto, l'aeroporto funziona. È chiaro che il mercato... In che senso funziona? Il mercato, se lei mi lascia rispondere, il mercato prego. Non lo creiamo noi, non si sale su un palco e si chiede a tutti di venire qui e tutti rincorrono questi luoghi. È il mercato che decide i traffici e le destinazioni. Grottaglie è un aeroporto aperto, è un aeroporto funzionante che si apre a un mercato che ahimè ha una fortissima copertura da parte degli aeroporti di Bari e Brindisi, uno a 35 km, l'altro a 100, e purtroppo questo condiziona le capacità. Sì, però io mi domando. Sono l'amministratore? E ho il compito di far crescere il sistema aeroportuale, di confrontarmi con la realtà. Questo faccio, non diremo mai no a nessuna compagnia che voglia venire a Grottaglie, non ne avremo motivo. La cosa che fa specie, abbiamo visto una realtà oggi, come dire, virtuale, avveniristica, uno pensa chissà che cosa e poi dice alla fine, finita la festa, l'aeroporto per i voli civili rimane chiuso. Questo è il rammarico, l'uomo della strada... Lei ha avuto modo di vedere e di sentire le opinioni di tutti, non credo che la sua sia maggioritaria, però io rispetto alle opinioni di tutti. Grazie.